Whisper from Hollowind. Il tetro, Declan. L'acuto, penetrante e fastidioso trillare del telefono si insinuò nella testa sonnata di Declan come una lama. L'uomo scosse la testa cercando di mettere a fuoco la stanza scarsamente illuminata, mentre con la mano cercava a tentoni gli occhiali che gli erano caduti dal divano. Qualcosa di vivo si strusciò sul dorso della mano facendolo sobbalzare di spavento. Preso di sorpresa il responsabile, un gatto nero, si rintanò in un oscuro angolo dell'appartamento. Porco Merlino! Imprecò Declan con il cuore che batteva forte. Non si era ancora abituato alla presenza dell'animale che ormai aveva preso ad insinuarsi in casa sua dal lucernario rotto. Il telefono non accennava a smettere di suonare. Doveva trattarsi di un omicidio. Non era mai così insistente il suono del diabolico strumento come quando qualcuno moriva. Alzò la cornetta nel buio dell'appartamento. Wells. Sì. Dove? Va bene, arrivo. Ora che l'apparecchio aveva smesso di suonare, ripiombò il silenzio e Declan si guardò attorno, gli occhi che si abituavano all'oscurità sfruttando la debole luce che proveniva dalle finestre. Lo sguardo gli cadde sulla parete dove erano appesi i ritagli degli articoli più importanti che aveva scritto nella sua carriera. Casi dove non si era limitato a raccontare dettagliatamente quanto accadeva, ma in cui aveva dato un essenziale aiuto per la risoluzione dell'indagine. L'accoltellatore gentile, il mostro di Richard Street e la sorridente seduttrice erano stati i casi che l'avevano coronato come massimo reporter di cronaca nera del Silence Journal per diversi anni consecutivi. Poi erano giunti tanti altri omicidi e articoli, meno importanti e roboanti. Morti meno eclatanti che non scuotevano i lettori. Però, dietro ciascuna di quelle vittime c'era una famiglia distrutta, dei genitori o una persona amata che chiedeva la verità. Declan si era fatto paladino di tutte quelle famiglie in attesa di giustizia, rifiutando articoli più importanti, ma che trattavano argomenti futili ed effimeri per lui. Raggiunse il frigo. Il glifo di raffreddamento posto all'interno ormai era praticamente esaurito. Acqua colava dalla ghiacciaia, insieme all'odore nauseabondo di qualcosa dimenticato all'interno. Declan decise che non c'era motivo per rovinare quel mistero. E si limitò a prendere una bottiglia di birra dallo sportello, a voler essere generosi, tiepida. Ne bevve qualche sorso e si ritrovò a incrociare lo sguardo con il gatto nero, gli occhi gialli fissi su di lui. Alcune sciocche storie popolari associavano gli animali di quel colore agli utilizzatori di magia. Eppure, in tanti anni di giornalismo e indagine, non aveva mai trovato una sola prova a riguardo. Indagare piaceva a Declan, lo trovava catartico, un percorso a volte duro, pericoloso e intricato, ma alla cui fine prometteva un'elevazione dello spirito nella consapevolezza di aver svelato la verità. Si diresse al bagno per sciacquarsi il volto. Lo specchio sporco gli restituì il riflesso di un uomo sulla trentina, capelli corti e brizzolati, incorniciati da una barba ispida e poco curata. Le occhiaie rendevano lo sguardo triste e perennemente affaticato. La carnagione aiutava, infine, a far dubitare della salute dell'uomo. Più volte a Declan era stato chiesto perché non intraprendesse la carriera da investigatore, dato che sembrava più interessato a risolvere i misteri piuttosto che parlarne al proprio pubblico. A tutti loro, il giornalista aveva sempre risposto allo stesso modo. Non ho abbastanza palle per fare l'investigatore. Già mi spavento a impugnare la penna, figurarsi una pistola. Tornò in sala facendo dei gargarismi con la birra ormai calda. Si mise la camicia meno sgualcita che trovò abbandonata in giro e recuperò il taccuino. Versò un po' dell'alcol nella ciotola del gatto, sogghignando all'idea di tornare e trovarlo ubriaco. Si inchiodò appena fuori dalla porta. Con movimenti frenetici tastò il trench fino a sentire la rassicurante presenza di un piccolo cilindro nella tasca. Fuori era pieno pomeriggio e la luce gli fece socchiudere gli occhi. Non pensava di aver dormito così tanto. Il traffico cittadino era frenetico. Tram e auto si affaccendavano in tutte le direzioni, rendendo la metropoli di New Olson simile a un gigantesco formicaio.
Lungo la strada recuperò un caffè nero, forte e senza zucchero. Avere i sensi offuscati non avrebbe reso la situazione più semplice. Non possedendo un'auto e non avendo intenzione di passare ore seduto sul sedile posteriore di un taxi impantanato nel traffico, si diresse alla metro. I binari, a levitazione glifica, rendevano i vagoni simili a saponette che scivolavano su un pavimento tirato a lucido. In poco tempo, Declan si ritrovò all'indirizzo che gli era stato dato, via del Fosso 12, una zona poco rispettabile. I nastri del Dipartimento Ordine chiudevano l'ingresso alla palazzina al Civico 12. Un paio di volanti all'esterno e 5 agenti in uniforme facevano capire che la situazione era seria. Un mezz'uomo, tutto intento a stabilire un nuovo record di velocità nel fumare una sigaretta, sorrise nervosamente al suo arrivo. Declan, finalmente! Pensavo avessi avuto un incidente. Lo sai che faccio il possibile per darti le informazioni fresche, ma te devi correre. Che brutta c'era, tutto bene? Disse il mezz'uomo con una parlantina frenetica e acuta. Tutto bene, Pausa. Solo un'altra magnifica giornata a New Olson. Tu invece non stavi cercando di smettere di fumare? Replicò l'uomo con un mezzo sorriso, mentre sistemava in bella vista il tesserino da giornalista. Certo, alla grande! Adesso fumo solo 2 pacchetti al giorno. La mia signora però vuole che scenda a 1 entro la fine del mese, altrimenti me la fa pagare. Rispose l'agente, facendo cenno ai colleghi di farlo passare. Pausa lo condusse al terzo piano della fatiscente palazzina, che scricchiolava sotto i loro passi. La seconda porta, dalle scale, era aperta e all'interno almeno altri 4 agenti ordine stavano rovistando in quello che sembrava un basso labirinto di armadi, mensole e librerie cariche di oggetti. La vittima è un gnomo? Domandò curioso il giornalista, osservando gli agenti all'opera. Il mezz'uomo, dal suo 1,20 m, strabuzzò gli occhi. Giuro, Declan, se non ti conoscessi, penserei che tu sia un indovino della famiglia Whistler. L'uomo rise in risposta. Ma che? Semplicemente è tutto d'altezza comoda per un gnomo. E ci sono diverse scale che raggiungono appena il 1,50 m. Sarà, ma sappia che la tengo d'occhio, signor Wells. Replicò ironico l'agente, prima di rabbuiarsi. In ogni caso, hai ragione. La vittima era un gnomo con problemi di accumulo compulsivo. L'abbiamo trovato nel bagno. L'hanno torturato e poi annegato. Non è un bello spettacolo. Gli fece strada, in mezzo al labirinto domestico, fino a una piccola stanza dal soffitto basso, che costrinse Declan a piegare le ginocchia e fare lenti e profondi respiri per prepararsi a quello che avrebbe visto. Il bagno era imbrattato di sangue in più punti. L'armadietto era spaccato e diversi prodotti di igiene erano per terra, inzuppati d'acqua. La piccola vasca ribolliva e l'acqua si increspava e agitava, mentre una minuta figura si dibatteva con disperazione. Declan sentì una stretta allo stomaco quando lo gnomo dentro la vasca lo vide. Gli occhi, gonfi per le botte, erano spalancati di terrore e lo fissavano in una muta richiesta d'aiuto. Dalla bocca fiotti di bolle uscivano mentre urlava. Da lontano giunse la voce di Pausa, rilassata e ovattata. L'ha trovata la figlia Raquel 3 ore fa e ci ha subito chiamato. Pensiamo a una rapina. Forse volevano sapere la combinazione della cassaforte, ma non credo gliel'abbia data. Se qualcosa volevano, disse con voce rauca l'uomo, gli occhi fissi sullo gnomo che continuava ad agitarsi e gettare acqua oltre il bordo della vasca. L'hanno trovato. Lo gnomo eruppe dalla vasca e afferrò il polso teso di Declan. Vomitava e tossiva acqua. Con forza sovrannaturale serrò la presa e gorgogliò. Un'antica chiave di legami, custode, dove uno come me cerca di levarsi a ciò che non è lì giace. Declan prese a soffocare e sentì i polmoni riempirsi d'acqua. Wes, che cazzo! Non vomitarmi sulla scena del crimine! Imprecò l'agente mezz'uomo, colpendo l'uomo sul fianco.
Declan trasalì e trasse un avido respiro. Gli occhi saettarono per la stanza, andando da Posa fino al minuto corpo di un gnomo adagiato senza vita nella vasca ormai svuotata. Tutto bene? Per Merlino, non capirò mai perché fai questo lavoro con lo stomaco debole che ti ritrovi! Aggiunse il mezz'uomo, scuotendo la testa dai capelli perfettamente curati. Declan non rispose e si asciugò un rivolo di bava dall'angolo della bocca. Era sempre traumatico quando uno spirito interagiva con lui e lo toccava. La sensazione di rivivere la morte della vittima diventava troppo forte e il panico lo colpiva. Pausa abbassò la voce. Ti converrà scrivere in fretta l'articolo, prima che mettano a tacere tutto, Wes. Con un cenno del capo, fece girare l'uomo verso una figura che si stagliava adesso sulla soglia del bagno. Era una giovane elfa, di bassa statura e dal corpo estremamente minuto e acerbo, come se si trattasse di una ragazzina. La testa sembrava spropositata su quel fragile fisico e i capelli tagliati corti mettevano in risalto le affusolate orecchie a punta. Indossava un completo di pantaloni, camicia, giacca e cravatta, tutto sul nero. C'erano solo due possibilità per una elfa così vestita. O era delle pompe funebri o era un agente rivelatore. E il distintivo, appuntato in bella vista, non lasciava molti dubbi su quale fosse la risposta giusta. Agente Pause, perché questo civile si trova su una scena del crimine in carico al Dipartimento Rivelatori? Domandò l'elfa, gli occhi tristi e semichiusi sopra le pesanti occhiaie. Il tono della voce, sebbene giovanile, era freddo e carico di autorità. Il mezz'uomo si torse le mani, nervosamente. Vede, agente Zebra, il qui presente Declan Wes ha più volte aiutato il Dipartimento Ordine anche in importanti casi di omicidio. Ho pensato che... Qui sta il suo primo errore, agente. Lei ha pensato. Lo zittì Zebra. Declan alzò le mani per impedire che l'amico mezz'uomo rispondesse a tono. Conosceva la sua lingua lunga. Me ne stavo andando. Scusi il disturbo, agente. È meglio che lasci lo spazio a voi professionisti. Aggiunse con un sorriso di circostanza. L'elfa lo squadrò da testa a piedi, con sospetto, e si limitò a fare un cenno del capo per invitarlo a uscire. Senza farselo ripetere, Declan uscì dalla palazzina e tornò nella strada caotica. Estrasse il piccolo flacone arancione dal trench e ingollò due pastiglie che smisero di farlo tremare. Odiava vedere i morti, però loro avevano sempre qualcosa da raccontargli, qualcosa che poteva risolvere il mistero sulla loro morte. E se Wells doveva pagare il prezzo del silenzio su quanto vedeva e soffrire senza poterne parlare con nessuno, allora l'avrebbe fatto. Aveva una traccia, confusa e criptica come solo uno spirito che rivive gli ultimi istanti di vita può essere, però era un indizio. Doveva tornare là dentro, una volta che le acque si fossero calmate. Si voltò verso la palazzina e alzò lo sguardo fino al terzo piano. Alla finestra, con i grandi occhi spalancati e fissi su di lui, c'era l'agente rivelatrice Zimra. Un brivido corse sulla schiena dell'uomo. Un brivido che solitamente provava solo quando vedeva lo spirito di un morto. Aspetta. 3. Ti sei fatta bella? Sì, aspetta. E io l'ho fatta crescere per 6 anni questa chioma. 3, 2, 1, iniziamo. Ciao, sono Luca e grazie mille per aver ascoltato questo racconto. Scritto e interpretato da me e Isabella, che non siamo certo speaker professionisti, quindi andateci piano. Si tratta sostanzialmente di un esperimento per far ampliare e scoprire tutta l'ambientazione di The Silence of Halloween. Considera anche di seguire il nostro Patreon, potrai vedere un sacco di anteprime, backstage, esclusive. Un sacco di roba, un sacco di roba. Ah, e qui sotto trovate anche gli altri radiodrammi che man mano realizzeremo e caricheremo qui sul canale. E i prodotti di The Silence of Halloween, quindi insieme ai ragazzi di Sonor Village che hanno fatto la musica di questo podcast. Grazie mille, ci vediamo alla prossima. Ciao!